cari amici di Musica Maestro, ritorniamo a parlare di colombe a lievitazione naturale, lievito madre, con aromi naturali, perché parlare di lievitazione naturale è troppo generico. Noi qui quest'oggi parliamo invece di pasticceria con lievito madre, quindi con degli aromi che non sono dati da nessun additivo. Da nessuna sintesi. I profumi e i gusti che sono nelle colombe è dato dallo lievito madre, che all'inizio lo lievito madre, quando è pronto per fare l'impasto, ha un profumo molto delicato, tipo un miele mille fiori, e poi impastando risalta questi gusti, questi profumi. Noi facciamo questo prodotto senza aromi, senza conservanti, anche perché lo lievito naturale, quando è al punto giusto, nella fermentazione giusta, è un ottimo conservante. Come si parlava prima, il pane fatto con lievito naturale dura delle settimane, perché il panettone o la colomba fatto con lievito naturale dura benissimo 2-3 mesi senza necessità di conservante. Quanti anni ha il lievito madre? Perché è un impasto che deriva da un impasto, che deriva da un altro impasto. Certo, si lavora un pezzo, la maggioranza va sempre nell'impasto, e tutte le volte, tutti i giorni che si lavora, la madre. Perché la madre? Perché un pezzo va tenuto da parte per, che fa da madre allo lievito che manderemo avanti domani. Quindi ci sono chi ha questo lievito tramandato da... Perché un lievito madre, se lavorato bene, conservato bene, bisogna rispettare sempre i tempi di rinfresco, le temperature. È vivo il lievito, è un essere vivo. Se si lavora bene, non muore mai. Non bisogna inquinarlo magari durante i rinfreschi con sostanze varie. Comunque, se si lavora bene, lo lievito naturale non muore mai. Un'indicazione per chi si appresta ad acquistare un panettone, una colomba: oggi c'è anche, purtroppo, da fare attenzione ai costi. Chiaramente il lievito madre avrà costi diversi rispetto ad una cosa industriale, ma dal punto di vista nutrizionale, di salute, digeribilità, quali sono le differenze? Sicuramente. E poi forse è meglio mangiare una fetta in meno ma buona che una fetta in più. Ma buona. Allora, prima cosa lo lievito madre, seconda cosa ingredienti di prima qualità come il burro fresco, le uova sono tutti tuorli freschi divisi a mano, la frutta candita la candiamo noi in laboratorio, e tutto un insieme di piccole cose. Sì, la differenza è che mangiando la colomba non c'è niente che gira e che tenti di tornare su. C'è ovviamente una differenza di prezzo tra le due cose, questo giustifica... Logicamente, prima cosa gli ingredienti, seconda cosa la lavorazione manuale. Quindi possiamo dare un'indicazione che invece di abituarci e continuare nell'abbondanza, è meglio qualcosa di qualità e andare a cercare qualcosa di buono, ma che ci faccia anche molto meno male. Sicuramente. Questo prodotto qua, fatto così, genuino, tutti gli ingredienti genuini, fatto con lievito madre in questo modo, è molto più digeribile. Anzi, se lei ha mangiato qualcosa prima, le darà una mano a digerire anche quel che ha mangiato prima. Se invece si mangia un prodotto, ahimè, scadente o con... Più industriale. Ecco. Industriale, per carità, non me ne vogliano gli industriali. Poi bisogna dire una cosa, i prodotti di sintesi, gli aromi e i conservanti, il nostro stomaco, chi più chi meno, ma il nostro stomaco non li tollera. E per quello che magari dopo qualche ora abbiamo un bruciore di stomaco, acidità, e ci ritorna su. Bene. Quindi, amici da casa, imparate a mangiare bene, soprattutto con prodotti sani. A dopo.